sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita, fa, fa. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile e così egoista? Amami poco, chiedeva Laura, pagami il mutuo, chiedeva Marco, fammi vedere mia figlia in faccia, lo diceva chi non aveva nient'altro e chi è andato sul tetto per trovare il coraggio, perché non riusciva a farlo dal proprio terrazzo. Sangue sopra il marciapiede, perché Pietro si è buttato, sua moglie è arrivata qualche istante dopo col suo nuovo fidanzato. Pietro non riusciva a sopportare, a sopportarsi quando li seguiva il sabato. Anna, quanto è bella, gli occhi tristi e molta pazienza, vive nell'ombra di sua madre a cui cura da un anno la sopravvivenza. Marco invece parla tanto, Pietro non scopa da un sacco e la gente pensa sia matto. La gente pensa sia matto. E cosa vuoi? Per questo sabato sto in sto palazzo a parlare con loro e a guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete fino a qui tutto bene, per ogni piano e ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi? Per questo sabato sto in sto palazzo a parlare con loro e a guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete fino a qui tutto bene, per ogni piano e ad ogni piano, perché è così che li conviene. Ciao, ciao Maria. Ciao. Ciao. Ti dico una cosa un po' strana. Io sono seduto qua, ci sono un sacco di luci, ci sono le telecamere, c'è la tesa. E sai che, sai l'unica cosa che voglio? Possiamo parlare di brividi, possiamo parlare di emozione, però io voglio dimenticare dove sono. Finalmente ho avuto quella sensazione e grazie a te. Grazie mille. Ciao Gianmaria. Ti sei arrivato qua con il tuo ginsettino, la tua magliettina bianca, senza menate. Però poi apri la bocca e ci sfondi la faccia, capito? È stato veramente un bel momento, grazie Gianmaria, veramente, dal cuore. Il testo è molto bello. È un testo di denuncia, però non ha aspetti morbosi, non c'ha aspetti pietistici dentro, no? Anche a me è arrivato molto, a livello di atmosfera, moltissimo. Sei riuscito a farmi venire la pelle d'oca. Ma non solamente con il tuo cantato, anche con il tuo atteggiamento, perché sei la prima persona che rompe quella barriera delle spie e cerca un contatto con noi. Ed è lì che è successa quella scintilla che, appunto, ha detto Mika, sei riuscito a teletrasportarci fuori da questa audizione. E allora conta, Manuelito. Uno, due, tre, quattro, sì! Grazie, grazie. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao a tutti, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al nostro canale YouTube o andate a cercare più informazioni su xfactor.sky.it.